Un incontro dei referenti del sito web della provincia di Napoli si è svolto oggi presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti. Nell'occasione è stato presentato il report con i dati monitorati nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2011 dei visitatori del sito istituzionale. Dopo l'introduzione della dottoressa Paola Costa, dirigente di riferimento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha evidenziato le difficoltà del lavoro svolto anche per la mancanza di fondi a disposizione, il responsabile dell'ufficio, Onofrio Piccolo, ha illustrato le caratteristiche del portale della provincia di Napoli. Nel suo intervento Piccolo ha sottolineato come siano oltre 100 i redattori e i referenti che lavorano per il continuo aggiornamento delle pagine, come ad esempio l'ufficio stampa della Giunta che inserisce tutte le notizie filmate sull'attività dell'esecutivo provinciale negli spazi dedicati all'agenzia stampa La Provincia di Napoli e Provincia Informa. Nel 2011 sono state oltre 1.300.000 le visite, di cui oltre 540.000 visitatori unici assoluti e oltre 5 milioni visualizzatori di pagina. Il tempo di caricamento pagine si è consolidato in 1,7 secondi, che rappresenta il tempo più veloce del 75% dei siti istituzionali. Sono oltre 1.000 i domini principali che presentano link al sito della provincia di Napoli, con un posizionamento in prima pagina di Google per le keywords strategiche. Dopo gli interventi dei dirigenti delle direzioni patrimonio Antonio Lamberti, che ha illustrato l'esperienza delle gare telematiche, trasporti Renata Monda, che ha ricordato il progetto per l'autotrasporto merci con l'invio telematico delle istanze, sistemi informativi Vincenzo Cortese, che ha anticipato le prospettive dell'ITC nella provincia di Napoli, la coordinatrice dell'area risorse umane Anna Capasso, che si è soffermata sulla comunicazione interna, la Corà, uno strumento per favorire il dialogo con i dipendenti, ha concluso i lavori l'assessore al personale della provincia di Napoli Marilu Galdieri, che ha evidenziato il grande sforzo che è stato fatto in questi anni, soffermandosi sulla sinergia con i centri per l'impiego e ha tracciato un bilancio dell'attività dell'ente anche alla luce degli ultimi eventi che condurrebbero all'eliminazione delle province. Assessore Galdieri, un anno di ricognizione sul lavoro dell'URP e del sito. Qual è lo stato di salute ad oggi? Direi ottimo, sono stati fatti avanti dei passi giganteschi. Il direttore Lamberti, l'avete sentito, ha sottolineato come la parte del portale che riguarda le gare sia stato richiesto in riuso anche da altre amministrazioni dello Stato, non solamente le province. Questo sicuramente è una cosa molto importante per i nostri dipendenti che hanno lavorato a questo progetto, ma è importante anche motivo d'orgoglio per l'amministrazione tutta. Nel suo intervento lei ha parlato di una nuova funzione che è stata data alle province nel decreto Salva Italia. Di che cosa si tratta? Nel decreto Salva Italia si riconoscono le province al pari dei comuni come sportelli a cui imprese e cittadini si possono rivolgere nel ritardo di pratiche. È ovvio che se si pensa di abolire un ente intermedio non gli si dia poi un altro carico di lavoro. E di questi giorni la questione del riassetto, le polemiche che ne sono scaturite, la sentenza del TAR che ha sospeso il provvedimento. Qual è il suo pensiero come assessore anche al personale? Intanto il TAR non ha emesso nessuna sentenza, ha semplicemente detto che ci vediamo il 9 di febbraio per discuterne. Io credo che sia giusto, viviamo in un regime democratico, se uno solo dei nostri dipendenti aveva qualche dubbio, bene ha fatto a rivolgersi a un ente terzo, ad un arbitro che ci dirà chi ha ragione su questa partita. Non resta che attendere.